Andiamo a vedere a livello normativo, prendendo in considerazione due norme in particolare, cosa gli enti normativi dicono, prescrivono o tracciano come linee guida per realizzare impianti ad alta efficienza. La prima è la EN 15232, che è una norma europea che riguarda principalmente l'efficienza energetica e il risparmio energetico. La seconda, la CEI 648, riguarda principalmente una norma italiana e riguarda principalmente la fruibilità degli impianti per garantirne una perfetta vivibilità da parte di chi va dopo a utilizzare e a installare e a mantenere gli impianti. Quindi due grosse anime: risparmio energetico, efficienza energetica e sicurezza e fruibilità. Partiamo dalla prima, la EN 15232. Siccome si parla di energia, la prima cosa che vi illustreremo qui è il consumo di energia che abbiamo nel mondo globalmente, in particolar modo in Italia, per capire perché dobbiamo fare efficienza. Occhio a non confondere risparmio con efficienza, sono legate, però il modello di sviluppo economico globale prevede un aumento dei consumi. Se riusciamo a aumentare questi consumi ne beneficiamo tutti, però dobbiamo aumentarli in modo sostenibile, perché le fonti energetiche, sole escluso, per la terra sono limitate. Maggior parte dello sviluppo e del boom economico degli anni passati è stato basato su fonti di combustibile fossile, okay? Quindi carbone e petrolio. Saranno esaurite fra un bel po' di anni queste fonti, quindi dobbiamo garantire uno sviluppo economico globale, mondiale, noi nel nostro piccolo qui in Italia, con un occhio alla sostenibilità, quindi cercare di non sprecare. Qua stavo notando prima un classico esempio di spreco e di non efficienza, un impianto probabilmente, adesso non lo so, progettato in una classe avanzata, una classe A, con un sistema di condizionamento e riscaldamento e con le finestre aperte. Questo è proprio un classico esempio di spreco di energia. Quindi il primo tema che bisogna affrontare per dire facciamo efficienza è quello di non sprecare, e la domotica e i sistemi integrati permettono di raggiungere questo goal, quindi di non sprecare, e non sprecare in modo efficiente e in modo semplice, perché alla fine gli impianti sì devono essere intelligenti e autonomi, ma devono facilitare le persone che vivono negli impianti a usarli in modo intelligente. Ricordatevi, un impianto intelligente, se gestito da una persona stupida, diventa stupido. Giusto. Guardate questi numeri che sono allucinanti, secondo me. A livello mondiale, in un anno si fanno fuori 12 miliardi di tonnellate di petrolio. Allora, il TEP è un'unità di misura dell'energia. Sapete che, spero sappiate tutti, che insomma le unità di misura dell'energia sono varie. Una usata a livello, diciamo, mondiale, diventata un po' uno standard, è quella del TEP, la tonnellata equivalente di petrolio. Cioè, quanta energia posso tirar fuori da una tonnellata di petrolio? In un anno se ne consumano 12 miliardi di tonnellate, ok? Vedete quali sono i paesi anche più energivori: gli Stati Uniti, l'Europa, l'Asia in forte crescita. L'Italia è un 10% dei consumi europei, con 180.000 tonnellate equivalenti di petrolio. Il 40% di questa energia, okay, viene usata per produrre energia elettrica. Energia elettrica per cosa? Motori, luci, carichi, elettrodomestici e tutto quello che va a energia elettrica, fondamentalmente all'interno degli edifici. Date un'occhiata ai numeri della Cina, che sono sbalorditivi, in fortissima crescita, un'economia ancora basata su centrali a carbone. Si stanno anche loro adeguando, perché naturalmente stanno crescendo tantissimo e anche loro cominciano a dare un'occhiata a uno sviluppo sostenibile. 1000 gigawatt per lo più a carbone di potenza erogabile. Ogni anno costruiscono centrali da 100 gigawatt. Una delle centrali idroelettriche più recenti è quella delle Tre Gole, che produce 18 gigawatt, è la più grande del mondo. In Italia la nostra rete è dimensionata per erogare 100 gigawatt, ok? E il picco storico in questi anni è stato circa i 57 gigawatt. Considerate che a livello pro capite, quindi ognuno di noi, a livello di consumi globali, incide con 1.4 ok, TEP, tonnellate equivalenti di petrolio, all'anno, che è l'equivalente, diciamo, di quello che si consumava negli anni 60 a livelli europei nella fase di massimo sviluppo economico. Quindi ognuno di noi, naturalmente è una media, consuma in un anno
tutta questa, questa quantità di petrolio. Bisogna consumare cima in modo sostenibile. Andiamo a vedere come sono segmentati questi consumi. Allora, a livello europeo il 40% di questi consumi sono dovuti a applicazioni residenziali e terziarie, quindi escluso l'industriale. L'industriale ammonta circa il 60%. In Italia siamo un po' più sbilanciati verso l'industriale perché abbiamo una forte componente, forte consumo, forte componente, diciamo, di energia consumata per l'industria, di cui un 70% residenziale e un 30% nel terziario. Vedete anche l'ulteriore segmentazione del residenziale, quel 70% dei consumi di energia, diciamo, utilizzata, circa il 70% è dovuto a raffrescamento e riscaldamento, circa un 20% per usi elettrici, quindi lavatrice, frigorifero, luci, carichi generici, font, tagliaerba e tutto quello che avete di elettrico all'interno delle vostre case. Nel terziario il 50% circa naturalmente è più sbilanciato verso il consumo di energia elettrica per far funzionare i vari motori e dispositivi a consumo elettrico all'interno delle, degli edifici. La norma quindi è N15232, di cosa parla? Parla di questi temi qua, come all'interno degli edifici fare efficienza energetica, come inserire dispositivi, prodotti, sistemi tecnologici, farli parlare tra loro in modo efficiente per far sì che un impianto progettato da un punto di vista edilizio nel modo migliore possa consumare il meno possibile, perché non basta fare un involucro fatto bene, ma serve anche la tecnologia all'interno di questo involucro per non consumare. Esempio, finestre aperte, tengo il riscaldamento acceso, dopo magari ce ne usciamo da questa stanza, non c'è più nessuno in questa stanza e il riscaldamento continua ad andare. È uno spreco, energia consumata. I contenuti della norma, allora si parla di una classificazione in classi energetiche, le vedremo dopo in dettaglio, sono quattro. Funzioni che permettono di raggiungere quelle quattro classi energetiche e i metodi per calcolare quello che può essere il risparmio dato da un impianto integrato di automazione. Vedremo dopo in dettaglio. Allora, le quattro classi sono la D, la C, la B, la A. Partendo dalla D, un impianto non efficiente, quindi all'interno del quale l'impianto tecnologico sicuramente non è evoluto e non è integrato, fino alla A, alta efficienza, impianti quindi dotati di sistemi integrati, evoluti, tecnologici che parlano tra di loro. Vedremo anche qua in dettaglio dopo. A livello di funzioni, cosa stiamo parlando? Principalmente all'interno della norma 15232 vengono affrontati questi temi: funzioni di riscaldamento, raffrescamento e come ottimizzare dal punto di vista tecnologico e impiantistico questi consumi dovuti al riscaldamento e raffrescamento. Ventilazione e condizionamento, l'illuminazione e le schermature solari, naturalmente in ordine in base a quelli che sono i maggiori consumi dati dalle relative funzioni. Il sistema appunto introdotto all'interno dell'edificio permette di raggiungere le varie classi. Questa qua per esempio è una tabella di esempio, trovate in internet tranquillamente i riferimenti e queste tabelle in vari siti, è relativa per esempio al riscaldamento. Vedete che innanzitutto c'è una prima divisione tra edifici di tipo residenziale e edifici non residenziali. Questo perché il tipo di efficienza che si può raggiungere all'interno di un impianto, di un edificio, è decisamente diverso se stiamo parlando di un'abitazione a uso naturalmente abitativo e un edificio non abitativo, non residenziale. Le classi quindi sono D, C, B, A. Vedete che a seconda delle funzioni, man mano che si scende, aumentano di complessità e permettono di raggiungere delle classi più elevate. Vi ricordo che l'A è la classe più elevata. Quindi per avere un edificio in classe A devo far sì che sia all'interno degli impianti tecnologici espletate queste funzioni, queste in particolar modo per la parte di riscaldamento in fase di controllo della generazione, questa qui per la parte di controllo della temperatura dell'acqua nella rete di distribuzione e tutta una serie, diciamo, di elementi e di funzioni che devono essere rese disponibili all'interno dell'impianto per raggiungere queste classi di efficienza. Tanto per parlare semplice, se non viene inserito nessun controllo automatico di nella fase di generazione del caldo, ok, diciamola così, non potrò mai andare oltre alla classe D, che è quella più bassa, quindi non ho nessun sistema intelligente all'interno di questo edificio, è una classe
energetica dal punto di vista tecnologico molto bassa. Se inserisco all'interno dell'edificio una tecnologia che mi permette di fare un controllo integrato in ogni locale, con gestione della richiesta in base all'occupazione e alla qualità dell'aria e dell'ambiente, allora posso raggiungere la classe A. Esempio che vi riportavo qua, il riscaldamento, se sta andando, anche se le finestre sono aperte, sicuramente non può essere, se non è previsto un sistema che gestisca questo evento qua, non può essere in classe A dal punto di vista della tecnologia impiantistica, ok? Chiaro. La norma naturalmente affronta tutti i temi che vedevamo prima, dall'illuminazione al riscaldamento, alla ventilazione, alla gestione degli oscuranti. Un altro esempio di edilizia e di impianto non molto ecosostenibile. Fuori adesso abbiamo il sole e abbiamo le luci accese qua all'interno. Se andassimo fuori non ci servirebbero le luci per leggere, qua all'interno, per come è stato costruito l'edificio, abbiamo bisogno delle luci. È uno spreco, perché non si sfruttano in modo efficiente quelle che sono le fonti naturali, la luce del sole esterna. Andando avanti, facciamo un esempio pratico di quella che può essere un'architettura di impianto sfruttando la tecnologia Connex e prodotti di varie aziende, qua sono rappresentati i prodotti di varie aziende, per espletare quella che è la funzione intelligente di controllo del clima all'interno di questo ambiente, che si sarebbe potuto fare. Un termostato che misura la temperatura, un sensore presenza che vede se ci sono le persone all'interno dell'ambiente, un'interfaccia che permette di vedere se le finestre sono aperte o chiuse, e un attuatore che gestisce in questo caso un fan coil piuttosto che un radiatore, piuttosto che un sistema ad aria tipo questo qua, per gestire in modo intelligente il riscaldamento. Quindi non tengo i 22 gradi stabili a prescindere da tutte le condizioni che possono esserci all'interno dell'ambiente. Se non c'è nessuno, magari un paio di gradi li posso abbassare nell'ambiente. Se apro la finestra posso magari temporaneamente e magari in modo anche temporizzato spegnere o abbassare il riscaldamento. Per la parte di illuminazione, che abbiamo visto è un'altra, diciamo, componente importante per l'efficientamento energetico, il controllo della presenza e il controllo automatico della luce diurna sono elementi che dal punto di vista tecnologico permettono di raggiungere efficienze elevate all'interno degli impianti. Quindi molto semplicemente dei pulsanti che attraverso anche scenari permettono di gestire tutte le luci degli ambienti o del singolo ambiente, un sensore di luminosità che dice ok, i lux sufficienti qua nel piano di lavoro dove mi serve la luce sono sufficienti, non serve accendere le luci, o accendi le luci in modo dimerato senza consumare tutta la potenza che le luci possono consumare. Quindi controlli intelligenti. La norma dà due sistemi per cercare di stimare, valutare, misurare quello che è il risparmio energetico dato da questi impianti e da queste diverse soluzioni che si possono avere. Perché uno dei grossi vantaggi della domotica, tornando alla domanda, alla prima domanda che c'è stata, è quella che si possono fare tante funzioni e tante cose in più in modo integrato e quindi intelligente rispetto a un impianto tradizionale. Ok? I due metodi sono il metodo diretto tramite formule, quindi analisi, dati analitici, e quello dei bug factors. Fondamentalmente i bug factors, e li vedremo dopo in dettaglio perché vi risparmiamo la parte analitica, è una procedura su base statistica che dà delle indicazioni medie su quelli che possono essere i risparmi per varie categorie di edifici raggiungibili. Ok? Consente di stimare quello che è l'impatto, quindi, di impianti tecnologici integrati all'interno degli edifici in termini di risparmio. Stati messi a punto simulando dei locali standard e andando a fare proprio delle misure effettive. Ok, quindi vediamo qui due tabelle divise per risparmi sulla parte di riscaldamento e raffrescamento e risparmi sulla parte di, diciamo, consumi elettrici, di energia elettrica. Vedete che le classi sono appunto DCBA, quindi assecondando quello che abbiamo visto nella tabella prima e inserendo vari dispositivi e varie soluzioni al fine di raggiungere queste quattro classi, che risparmi posso raggiungere? Prendendo come riferimento naturalmente un impianto tradizionale, 100, la prima colonna, sia sopra che sotto,
E aumentando il grado di complessità dell'impianto, quindi arrivando alla classe energetica A, possiamo arrivare, vedete, a seconda naturalmente della destinazione d'uso degli edifici, a risparmi prossimi al 50%, 60% in certi casi. Voi direte, tanto, però provate a pensare al solo consumo dell'energia elettrica in un ambiente pubblico, magari in uffici o in aree dove c'è una bassissima frequentazione dal punto di vista dell'occupazione, magari un 20%, con un sistema intelligente di accensione in base alla presenza, si risparmia l'80%, perché la luce, anziché stare accesa 10 ore, in una giornata magari sta accesa 2 ore, quelle 8 ore in meno hanno un 80% di consumo, di risparmio, ok? Mediando, diciamo, tutte queste soluzioni che si possono avere all'interno degli impianti, arriviamo a questi valori qua. Naturalmente per l'energia elettrica, nella media i consumi che si possono, i risparmi, diciamo, sui consumi che si possono ottenere sono più bassi che sulla parte di riscaldamento e raffrescamento, però abbiamo visto che la maggior parte dei consumi sono sulla prima parte, quindi diciamo i maggiori risparmi si possono avere dove si consuma di più. Dal punto di vista del residenziale, e qui entro su un tema che spesso forse in passato è stato abusato da parte di chi proponeva la domotica, dagli installatori che proponevano ai clienti finali la domotica, è quello del risparmio che si può avere all'interno delle abitazioni. All'interno delle abitazioni tendenzialmente i valori di risparmio energetico che si possono raggiungere sono bassi, perché dipende molto da come uno vive la casa, dalle temperature che vuole dentro casa, da quello che lui vuol fare, perché se uno vuole consumare sono solo cavoli suoi. Quindi diciamo usare come leva per vendere la domotica nel residenziale il risparmio energetico non è la leva giusta. La leva che bisogna usare è il comfort e il facilitare le persone a consumare meno. Metti la domotica, installa un impianto domotico, un impianto elettrico evoluto, chiamiamolo così, perché spesso la domotica, parola domotica, spaventa. In realtà stiamo parlando di un impianto elettrico, anziché essere elettrico, elettronico. Come siamo passati dalle musicassette, dai vinili ai CD, l'impianto elettrico sta passando da 230 e basta a elettronica e 230, quindi un impianto elettronico, ok? Molto semplice. La domotica, non essendo molto conosciuta, a volte viene confusa e spaventa. In realtà è un impianto elettrico evoluto che fa qualcosa in più. Come nelle automobili, una volta c'erano tutti apparati solo elettrici, adesso c'è un sacco di elettronica, l'impianto elettrico di casa sta seguendo lo stesso passo. Ripeto, la leva nel residenziale non è risparmio energetico, perché comunque andando a fare un bilancio economico di quanto uno spende nel residenziale per risparmiare un 10% di luci, è molto molto poco, è il comfort e il fatto che si fa un'efficienza energetica, che non è risparmio. Quindi se inserisco all'interno della mia casa dei sistemi intelligenti per quando produco energia dal fotovoltaico, me lo gestisco, faccio partire la pompa di calore per scaldare l'ambiente in modo intelligente, senza sprecare quell'energia che sto generando, è un modo intelligente di fare risparmio, che non è risparmio economico, ma è efficienza energetica, a tutela dell'ambiente, ok? Vediamo quindi che, prima di passare alla prossima norma, che la tecnologia Connex, e quindi la domotica in genere, ma in particolare il Connex, permette, in base a quello che è, diciamo, i dettami di questa norma, di raggiungere ottimi risultati in termini di efficienza, soprattutto in applicazioni terziarie, okay? Anche nel residenziale, ma in particolar modo nel terziario. Prima di passare alla norma 64.8 vi faccio io una domanda. Qual è l'insieme di elementi intelligenti, esclusi tutti i prodotti tecnologici, per antonomasia che non ha uno standard di comunicazione? Chi è? Chi sono? Siamo noi. Cioè, pensate, siamo gli esseri più intelligenti e più evoluti, ok? Di tutto il mondo, dotati di intelligenza, e non abbiamo neanche noi uno standard di comunicazione, perché se dobbiamo parlare con i cinesi dobbiamo usare un interprete, un gateway, perché non abbiamo un protocollo comune. Sta diventando uno standard dell'inglese, ma non è lo standard de facto, ok? E siamo l'esempio più lampante di sistemi evoluti. Quindi
ambire ad avere un protocollo, uno standard comune per tutti i sistemi, ok, ma non ce l'abbiamo fatta neanche tra noi esseri umani, diciamo, e chi è che produce questi sistemi? Gli esseri umani e aziende che naturalmente commercializzano e producono e ideano questi sistemi. Quindi chi vince tra Samsung e Apple, architettura open e architettura non open? Boh, non c'è uno standard. Detto questo, andiamo avanti e dopo facciamo la pausa. L'importante è l'obiettivo, cioè la integrazione. Poi a tutti gli effetti quello che bisogna perseguire non è tanto di avere nativamente lo stesso protocollo dappertutto, è di avere un impianto i cui elementi, sottoelementi si possano parlare fra di loro. Poi ecco, a volte ci sono motivi tecnologici, a volte ci sono anche motivi commerciali, perché riprogettare tutto un sistema per un'azienda che ha una storia su un mercato diventano investimenti importanti. Spesso basta ecco, semplicemente interporre qualche dispositivo che fa da conversione. Sicuramente ecco, l'obiettivo per noi come utenti che operano su un edificio è avere la possibilità di andare a integrare tutto. Ok. Visto che siamo un po' in ritardo, per alzata di mano, quanti conoscono già la norma 64.8? Così so quanto. Nessuno. Bene, allora andiamo pseudo calma. Allora, la norma CEI 64.8 è nata un bel po' di anni fa. Nasce all'inizio degli anni 80 e ha visto 7 edizioni. Siamo arrivati alla settima dopo un notevole cambiamento avvenuto a marzo del 2011 con la sesta edizione, per la quale è stata aggiunta, diciamo, una variante, la variante 3. La norma CEI è il riferimento per l'impiantistica elettrica per quello che riguarda principalmente la sicurezza degli impianti. Gli impianti devono essere a norma, fatti a regola d'arte, quindi secondo quello che la norma CEI dice. A partire da marzo 2011 è stata appunto introdotta la variante V3, che introduce un nuovo concetto, quello della fruibilità, perché l'impianto, ok, può essere a norma, può essere sicuro, però può non essere, diciamo, fruibile, sia nell'ottica degli utenti finali, sia nell'ottica del mercato stesso, cioè cercare di regolamentare, dare un minimo di regole per quella che è la dotazione impiantistica standard, per dare un po' un riferimento, non c'era, e paradossalmente, come vedete da questa slide qua, fino a prima della norma si poteva realizzare un impianto con una presa di corrente per ambiente o addirittura per, diciamo, tutto l'impianto. Non so se a voi vi è mai capitato di dover attaccare dietro al televisore la spina del televisore, la spina del decoder, la spina dell'hi-fi, la spina della PlayStation, la spina... Avete dovuto prendere la ciabatta, magari attaccare un'altra ciabatta, avevate solo una presa, ecco, diciamo, poco fruibile. Ottimo per chi vende le ciabatte, probabilmente, per chi va a utilizzare quell'impianto, diciamo, non molto fruibile. E per la prima volta la variante V3, che è stata accorpata poi nell'edizione 2012, nella settima edizione della norma, anche dal punto di vista, diciamo, della domotica e quindi delle funzioni di un impianto. Una volta l'impianto era solo luci, accendi, spegni, adesso appunto con la domotica, con i sistemi evoluti, si possono fare molte più cose. Si applica principalmente questa norma agli ambienti, come vedete, residenziali, sia i nuovi che i rifacimenti completi, naturalmente fatto salvo vincoli architettonici dati principalmente da edifici storici piuttosto che altre aree, e prevede anche questa norma una classificazione. La base, la standard, la domotica, non è la classificazione della N15232 che abbiamo visto prima, perché quella andava a classificare le funzioni e l'impiantistica domotica nell'ottica dell'efficienza. Qui la norma 64.8 classifica gli impianti in termini di dotazioni, ok? E introduce la domotica sul terzo livello. Considerate che il primo livello è obbligatorio, per fare un impianto a norma deve essere fatto così, non esiste altro. E la dotazione minima, vedremo dopo, dirà tot prese negli ambienti, tot lampade d'emergenza, tot prese dati,
tot dispositivi all'interno dei vari ambienti. E a livello 3 appunto vediamo che viene introdotta per la prima volta a livello normativo in Italia il concetto di domotica, lo vediamo dopo. Primo esempio, per favorire naturalmente le ristrutturazioni, le manutenzioni, e questo è cross su tutti e tre i livelli, si deve garantire la sfilabilità dei cavi per far sì che in un domani o a lavoro ultimato, cambio di proprietà dell'appartamento o della villa, si possa andare a intervenire nell'impianto. Giunzioni, l'entra esci limitato a solo due scatole successive alla scatola, quindi usare scatole di derivazione e cercare di fare un impianto, tra virgolette, se possiamo dire, più pulito. Sempre cross a tutti i tre livelli. L'impianto deve essere dimensionato fino a 75 metri quadri, ok, dell'abitazione, per almeno i 3 kW, oltre i 75 dimensionato per i 6 kW. Questo non vuol dire che l'impianto deve essere, dopo l'utenza attivata, 6 kW, ma deve poter sostenere quei kW. E in più, il centralino, qui gli enti normatori, secondo me, sono stati un po' avari, si poteva stare un po' più larghi, prevedere un 15% di spazio libero sul centralino. Questo qua nell'ottica della domotica è fondamentale, perché si può entrare dentro un'abitazione e vendere, diciamo, un impianto base in base alla capacità spendente di chi acquista quell'immobile in quel momento là, dopo X anni eventuali aggiornamenti, che è una modalità di far business diversa rispetto all'impiantistica di una volta. Una volta l'installatore era abituato a fare l'impianto, prendeva, andava via, tornava magari dal cliente dopo un po' di anni se si rompeva qualche pezzo. Invece la domotica apre questa possibilità di espansione, di scalabilità, di aggiunta, di vendita successiva negli anni agli stessi clienti di prodotti, aggiornamenti magari di quelli vecchi o di aggiunta di prodotti nuovi. Per far questo c'è bisogno di spazio e di predisposizione. Se non si fa predisposizione e non c'è spazio, non si fa più niente, proprio bisogna andare a spaccare i muri, tanto per intenderci, ok? A livello di circuiti energia è obbligatorio un generale per sezionare l'impianto e sono obbligatori almeno due interruttori differenziali per assicurare continuità di servizio. E vedete il numero minimo di circuiti a seconda delle tre classi. Vi ricordo che la prima è l'obbligatoria e la base, la terza è quella, diciamo, full optional, se possiamo dire così, in base alla dimensione dell'impianto. Quindi per aree superiori, per esempio, ai 125 metri quadri, sette diversi circuiti per il livello 3, 5 per il livello 1. Prese di energia, prima ho fatto un esempio lampante, in ogni locale almeno una presa deve essere installata in prossimità della porta, aspirapolvere, tanto per... Una deve essere posizionata a fianco della TV, almeno una, e deve esserci la predisposizione per poterne mettere almeno 6. La norma non obbliga di metterne 6, ma almeno fa la predisposizione, che ci sia la scatola, che si possa il cliente un domani aggiungere delle prese senza ricorrere a delle ciabatte e fare dei ponti. Il comando luce di un locale deve essere installato in prossimità della porta, questo è per una questione di sicurezza e di praticità. Quando entro in un ambiente che non è illuminato, o ho il punto di comando luce a portata di mano, o diventa poco fruibile. E i punti di luce esterni devono essere, diciamo, associati a una spia, in modo tale di vedere da dentro se fuori c'è la luce accesa. A livello di dotazioni per i singoli livelli, per i vari ambienti, la norma prevede i vari ambienti, e per ogni ambiente, in base ai vari livelli, 1, 2, 3, quanti prodotti, quanti articoli mettere dentro. Quindi qua, molto velocemente, su una stanza compresa tra 8 e 12 metri quadri devono esserci 4 punti prese, un punto luce minimo, dopo naturalmente se si riesce a vendere di più o l'utente finale vuole più punti luce o più punti prese, devono essere, diciamo, possono essere proposti e installati. A livello di ingresso, per esempio, 1-1 su tutto, non serve la presa TV all'ingresso, e la norma dice non serve inserirla. Cucina e angolo cottura, vediamo locale cucina o angolo cottura, 5 punti prese, 2, e poi una serie di indicazioni sulla gestione di capi aspiranti piuttosto che
altri articoli che vanno all'interno, diciamo, delle cucine. Per la parte di, diciamo, dati e fonia, qua c'è stato un cambiamento rispetto a quella che era la variante del 2011, è stata un po' ammorbidita quella che era la prescrizione e si sono un po' ridotti i vincoli. Deve essere previsto a livello di impianto almeno uno presa dati telefonia, ok, per ambienti inferiori ai 50 metri quadri, per ambienti superiori ai 100 metri quadri si parte da un 3 fino ad arrivare a un 4. A livello invece di illuminazione in sicurezza si parte da 1 al massimo 3 lampade, okay, di emergenza. Sono accettate anche le classiche torcette, a patto che non siano, diciamo, alimentabili con la spina, quella tradizionale, in modo tale che uno la stacca, la porta via o la mette in una posizione non consona e, diciamo, quella lampada non assolve più quello che è il suo compito, okay? Quello quindi di indicare e di illuminare in caso di blackout, diciamo, gli ambienti. Queste sono le dotazioni a livello di, diciamo, impiantistica civile tradizionale. Adesso cominciamo a vedere le funzioni aggiunte, quindi andare su con i livelli dal 2 arrivare al 3 e vedere cosa viene prescritto. A livello 1, che è il base obbligatorio, deve prevedere un campanello e un citofono o videocitofono. Questo qua presumo che il 100% degli impianti nuovi venga realizzato in questo modo qua, senza nessun problema, anche prima della norma. A livello 2, che è quello definito standard, devono essere previste, oltre al centralino e le serie civili nelle quantità viste prima, un videocitofono, l'antintrusione e un controllo carichi che può essere realizzato con un semplice relè di stacco. Okay? Qua cominciamo già a vedere che l'impianto diventa un po' più evoluto rispetto a quello che è stato fino a un po' di anni fa. Quindi chi vuole un impianto di categoria un po' superiore a quello che è la base, per dare anche maggior valore a quello che sta o vendendo o comprando o progettando, prevedere un videocitofono, l'antintrusione, il controllo carichi permette di raggiungere questo livello 2. Arriviamo al 3, che è quello domotico, che alla fine ci interessa di più. Sono listati una serie di funzioni domotiche, abbiamo già viste anche prima e sono citate dalla norma N15232. Per far sì che un impianto sia classificato di livello 3, quindi definito domotico, devono esserci 4 di queste funzioni che parlano tra loro. Cioè deve essere un impianto integrato, ok? Quindi per fare un impianto di livello 3 devono esserci 4 di queste funzioni: intrusioni, carichi e luce, temperatura, piuttosto che gestione degli scenari, controllo remoto, diffusione sonora e sistema di antiallagamento per la sicurezza. Ok? Naturalmente, con i prodotti e lo standard Connex e tutti i prodotti che si trovano sul mercato nelle aziende associate a Connex, si può realizzare tranquillamente e anche molto di più di quello che abbiamo visto qua a livello di norma 3, di livello 3 della normativa. Naturalmente la soluzione ideale, perché permette di assecondare tutte quelle che sono le esigenze con prodotti, come abbiamo già detto prima, su un ampio ventaglio di sicuramente aziende, su un protocollo che è standard. Quale sarà l'evoluzione di questa norma? Cosa ci sarà in futuro? Perché naturalmente le norme evolvono, come evolvono i sistemi e le esigenze del mercato e delle persone. E sicuramente dovrà introdurre i concetti della norma N15232 per quello che riguarda il risparmio energetico. Avete visto, fino adesso non si è parlato di risparmio energetico, si è parlato di fruibilità degli impianti, impianti utili e comodi da usare, okay? E con funzioni in più. Si cominceranno a introdurre quelle che sono le funzioni per gli anziani, perché in Italia in particolar modo stiamo diventando sempre più vecchi, e quindi, diciamo, in qualità di vecchi abbiamo bisogno della domotica, perché un settantenne, un ottantenne, fare il giro della casa, tirare su e giù le tapparelle, sicuramente trova più comodo farlo con pulsante o con un telecomando. Nonché la parte di cablaggio strutturato e infrastruttura reti, questo perché, come prima abbiamo detto, uno dei principali delle evoluzioni future per l'integrazione è sicuramente l'infrastruttura IP. L'intercomunicazione tra i vari sistemi è nata da infrastrutture di reti, da IPC, e quindi l'IP di fatto è uno standard nelle telecomunicazioni per l'integrazione tra i vari sistemi.